Aurelia Ricci, nata Michetti. Lei, baronessa, lei è la figlia di Francesco Paolo Michetti? Sì. E mi hanno detto anche che lei è mestolo d'oro. Certo, mestolo d'oro della cucina italiana. Della cucina abruzzese, non della cucina italiana. Italiana. Italiana? Italiana. E mi hanno detto che lei è un mestolo d'oro. Ah, mestolo d'oro della cucina italiana. Però specializzata. Specializzata abruzzese. Guarda l'abruzzese. Oh, io mi hanno dato qua, mi pare, so, il suo nipote. Oh, lei mi ha dato prima un menù. Sì. Un menù della notte di Natale. Sì. Vogliamo leggerlo? Poi lei me lo spiega, eh? Sì. Oh. Bustoli. Crustoli. Crustoli, non bustoli. Crustoli. Crustoli. Spaghettini con alici. Broccoletti in padella, lumache, baccalà al pomodoro, fagioli bianchi all'olio, capitone allo spiedo con foglie di alloro, insalata verde, fichi secchi, noci, castagne e noto, fritti di ceci, torrone, frutta, caffè. Ora, io vedo da questo menù che è il menù tutto di magro. Tutto di magro. Rigorosamente. Come? Vigilia di Natale. Vigilia di Natale, anche lei è quella del pranzo tradizionale che si può fare prima della mezzanotte. Prima della mezzanotte. Prima della mezzanotte, perché dopo la mezzanotte si può mangiare. Ma la vera tradizione è il pranzo di magro. La grande tradizione è il capitone, sì, alla vigilia di Natale. Sì. E vedo che c'è il capitone. Adesso lei mi spieghi cosa sono, cominciamo dal principio, poi vedremo il resto. Cosa sono questi crustoli? E questo è il crustolo? Si fa, sì. Me lo vuoi far vedere come si fa? Sì. Mette del sale. Cos'è questa qui? Farina? Sale. Farina e sale. Farina e sale. E questo è? Queste patate lesse. Patate lesse. E questo? Del lievito di birra. Lievito di birra. E si impasta il tutto? Si impasta il tutto con acqua tiepida. Ecco. Mi faccia vedere. Ora, immagino, poi mi devi fare, mentre lei impasta e lavora questa materia, questo sono poi, alici, questi alici. Ci metti anche non occorrono. Non occorrono? No. Assolutamente non occorrono. No, poi nella frittura magari. Ecco, mentre si fritta. Bene, adesso questa pasta quando è fatta la metto a crescere. La mette a crescere. Sì. Di là ho visto che ha già preparato un mastello. Sì. Andiamo a vederlo. Andiamo. E così vediamo. Sì. Venga, signor, si accomodi. Sì, sì, va. Oh, ecco un vero trionfo di verdure. Credo che durante la settimana di Natale in tutte le cucine abruzzesi c'è un trionfo di verdura simile a questo. Non è vero, signora Giusi? Mi fa un piacere? Eh? Allora, guardi, adesso mi dica i nomi di tutte queste verdure. Una vera ricchezza. Questo è il cardo. Sì. Questa è l'insalatina. Broccoletti di rap, diede, anguille, verza, pomodori, finocchi, indivia, cavolfiore, lattuga, scarola, lumache, castagne, noci, rughetta e fichi secchi. Grazie, grazie tanto. Oh, ecco, veniamo all'operazione. Faccio io. Posso fare io? Sì. Credo che benissimo, sia una cosa abbastanza semplice. Bravo. Ecco, cosa si tratta? Si tratta di togliere. Togliere sono ormai. Fatti, e poi sono già fatti questi. Sì. Allora, mi dica, quella è la pasta che lei ha messo a crescere, no? A crescere. E quanto tempo deve crescere? Almeno 2 ore, anche 3. Crescere, ossia le lievitare. Lievitare. E poi dopo la si manipola come fa lei adesso? Ecco, vede? Ecco. È difficile fare quello che fa lei adesso? Un pochino, sì. Non è facile. Fare queste ciambelline è un po' difficile, ma insomma, chi c'ha l'abitudine alla pratica della cucina lo fa. E si immergono nell'olio bollente? Bollente. È un sapore patriarcale, genuino, leggerissimo, un soffio. Davvero un cibo da vigilia natalizia, un cibo quasi spirituale.